mondo della gente, perché la gente rappresenta in tutto e per tutto il calciatore. Allora, in delle società dove il 50% o il 60% o il 70% sono giocatori stranieri, il procuratore, tu lo vedi, forse alla firma del contratto, e soprattutto quando l'amministrazione ogni tanto ti mette sotto il mandato di pagamento di quello che gli devi dare. Ma in realtà tu lo vedi pochissime volte. Cioè, questa è un'altra stortura del sistema, no? Che sembra quasi una tassa che uno deve pagare. Allora, io mi ricordo quando ho iniziato a fare cinema, ho convinto gente della statura di Alberto Sordi o registi come Mario Monicelli o il famoso scrittore regista Pasquale Festa Campanile, che lui ben ricorderà, che era presidente anche della Fiera Letteraria. Ho detto: ma voi siete matti? Ma voi dovete regalare il 10% agli agenti? Ecco, i contratti li facciamo noi. Voi prendete un avvocato, gli pagate la parcella. All'epoca erano milioni, non erano euro, erano lire, e dico: ma il 10% dei vostri compensi dati a chi? A chi va a prendere i vostri figli a scuola la mattina? Non capisco. Sono loro che vi portano l'idea del film che dovreste realizzare? A me non sembra, così non accade. E di fatto io in vita mia ero odiato dagli agenti perché non ho mai pagato una percentuale agli agenti. Adesso mio figlio le paga, perché evidentemente, avendo anche il Bari, non gli va di stare a perdere tempo, no? Ma io ogni tanto, quando vedo i contratti e devo fare dei pagamenti relativi al cinema, alle serie televisive, mi girano abbastanza le palle, perché dico: attivare che io dovrei a questo un 10% che lo dovrebbe pagare l'attore, tra l'altro, perché quello rappresenta l'attore. E anche la gente, tu per legge, poi ci siamo inventati che una parte facciamo pagare dal loro stipendio, ma in realtà lo dovrebbe pagare il calciatore, perché quello svolge una funzione a favore del calciatore. Poi Mario è un capitolo a sé, perché uno che si frappone positivamente, collaborativamente, tra il club e il calciatore stesso, no? Però anche come ordinamento giuridico di giustizia sportiva, o di tutto quello che gira a livello federativo, c'è un mare di cazzate che appartengono alla preistoria del nostro mondo, dove vogliamo essere industria e non lo siamo, perché ci sono coloro i quali, vestendo gli abiti ufficiali di una poltrona che non volerebbero mai, non vogliono cambiare nulla, perché meno si cambia, meno si rischia.